Buonasera a tutti, man mano che vi inserite nella lista di partecipanti, do il benvenuto al nostro relatore Enrico Fiordiponti Buonasera a e tutti. Sì, ai nostri studenti che stanno partecipando, evidenzio che si tratti di uno dei pionieri di scienze della montagna, possiamo definirli così, nel senso che è uno dei primi iscritti del primo anno di avvio di scienze della montagna 2015-2016, giusto? Tempi oramai esatto. tempi lontani, e i primi ragazzi che diciamo si sono prestati a iscriversi a questo corso di laurea innovativo nel centro dell'Appennino senza sapere neanche bene cosa aspettarsi, quindi sicuramente caratterizzati da un'ampia passione per la montagna e per la curiosità. Enrico, ve ne accorgerete appena gli cederò la parola, non è reatino, ma è fiorentino. E è un grande amante di quella che è la sua terra natia, tanto è vero che alla fine ha deciso di prendere quella che è la strada delle scienze agrarie forestali per poi riportare quello che è il suo bagaglio culturale sul territorio e cercare di portare avanti innumerevoli progetti che ci racconterà. Insieme a un team di amici ha fondato un'associazione di volontariato, quel gruppo Perché No, oramai sono 10 anni. E questa associazione, tra i vari progetti, ha deciso di cercare di avviare un ecomuseo della montagna fiorentina. Non so quanti di voi collegati sappiano cosa sia un ecomuseo. Io sono la prima che nel primo momento in cui ha letto questo termine ha pensato semplicemente si trattasse di un museo dedicato a qualcosa di ecologico, un museo dedicato alla natura, quindi una stanza, un'esposizione. E vedremo che non c'entra assolutamente nulla, non voglio spoilerare, sarà il suo compito descriverci cosa sia un ecomuseo e si tratta appunto perché non è di fatto un edificio, non è neanche così semplice da realizzare e Enrico ci racconterà proprio quello che è stato ed è l'iter di creazione, di implementazione, di ampliamento dell'ecomuseo Montagna Fiorentina. E aggiungo sempre per i nostri studenti che dopo il corso di laurea in Scienze della Montagna, Enrico ha deciso di proseguire il suo naturale percorso di studi, sempre senza abbandonare la Tuscia, con il corso CRAP, quindi buttandosi sul restauro forestale. E quindi se volete chiedere delle informazioni su sia cosa gli ha lasciato Scienze della Montagna, a volte domande che mi arrivano personalmente sono cosa posso fare, no? Con la laurea in Scienze della Montagna, penso che sia una delle persone di maggior riferimento a cui porre questa domanda. E detto ciò, cedo la parola a Enrico e prego, via col seminario. Tanto grazie per l'invito, per la possibilità di raccontare, insomma, un'esperienza sicuramente molto intensa, ma anche molto faticosa, dove alla fine anche Scienza della Montagna, insomma, ha contribuito come esperienza, no, di studio alla creazione di tutto questo ecomuseo. Intanto inizio a dire che mi dispiace che non vi vedo, per cui vedo solo come nomi e cognomi, per cui un po' questo mi dispiace. Già la distanza è sempre molto complicata, poi non mi vedo neanche, per cui mi scuserete se a volte insomma sono un po' così. Non so quanti di voi abbiano mai sentito parlare di Ecomuseo, non so se magari volete scriverlo nella chat, almeno così vedo un po'. In ogni caso non è un problema perché prima di vedere come è nato l'Ecomuseo della Montagna Fiorentina, faremo una piccola panoramica di che cos'è un Ecomuseo, da dove nasce proprio il concetto stesso di ecomuseo e quali sono, diciamo, le sue funzioni, più o meno. Chiaramente cercherò di essere molto preciso e conciso e quindi poi passerò a quello che invece stiamo facendo su, portando proprio l'esperienza diretta dell'associazione Gruppo Perché No, che ha costituito l'Ecomuseo della Montagna Fiorentina. Quindi vedere anche un po' il caso specifico nostro e non quindi generalizzato a tutta Italia. Parto con la presentazione. So se allora vediamo. Si dovrebbe
si dovrebbe vedere. Si vede, Tatiana? Che non ho... Perfetto. Allora, se il PowerPoint decide... Ok, cos'è un ecomuseo? Beh, più o meno diciamo che l'abbiamo fatta l'introduzione. Ora, mi scuserete un po' per questi giochi di parole, però queste cose che vi sto per far vedere sono cose che ci sono state chieste nel corso del tempo quando parlavamo di ecomuseo, per cui no, non sono proprio tirate per le orecchie. È forse un museo ecologico l'ecomuseo? È un museo dove c'è l'eco, anche questa ci è stata detta, per cui sembrano inventate, però sono cose che ci sono state veramente chieste. È un museo magari di opere d'arte o come diceva prima Tatiana, di museo dove magari si parla di natura? Eh no, chiaramente niente di tutto ciò, perché l'ecomuseo è un qualcosa che va oltre delle mura, come adesso vedremo, perché in maniera provocatoria vi dico che l'ecomuseo siamo noi. Sono tutte le persone che vivono e abitano un territorio. Ora, qui vi ho riportato quattro immagini molto diverse per cercare di comprendere, più che tante definizioni, che cos'è effettivamente un ecomuseo. L'ecomuseo è questa signora, che conosce la storia di questa burraia che ha alle sue spalle, no? Dove veniva, prodotto il burro fino agli anni 60, quindi questa burraia è stata costruita nel 1700 qualcosa, adesso non ricordo, e questa signora praticamente qui ci ha effettivamente fatto il burro conservato all'interno di fogli di castagno, che tutto l'intorno c'era la castagnita. E il sapere di questa persona, il sapere anche di quelle maestrie di un tempo e quello che questa signora ci può raccontare è ecomuseo. Qui abbiamo un'altra immagine che apparentemente non c'entra niente, o c'entra ben poco, che è un faggio, che è il faggio di San Gualberto, dove c'è la tradizione, dove la tradizione vuole sostanzialmente, ora penso che molti di chi ci si ascolta siano forestali, quindi San Gualberto, stiamo parlando di Vallombrosa, dove San Gualberto, quando ancora non era santo, nei suoi ritiri spirituali intorno alla foresta di Vallombrosa, si è sostanzialmente appoggiato a questo faggio che gli ha dato ombra e riparo. E questo è il faggio di San Gualberto. E questa è una tradizione legata a un periodo molto antico che però è rimasta. Questo è Ecomuseo. Oppure abbiamo chi magari è toscano, forse riconosce queste immagini. Chi, non so se la vedete coperta perché c'ho la barra. Chi non è toscano, questo è il carromatto che praticamente. Viene intanto costruito con una maestria eccezionale ogni anno con questi fiaschi di vino che vengono poi montati su questo carro portato da buoi, portato poi a Firenze come tributo al comune di Firenze da parte del territorio della Val di Sieve, che dopo spiegheremo bene, dove sostanzialmente si produce il Chianti Rufina. Questa maestria, questa tradizione che si perde più o meno nella notte dei tempi è Ecomuseo. Oppure questo paesaggio in basso a sinistra, questo territorio, questo qui è Pelago con il suo antico castello che si affaccia sulle colline della Val di Sieve, del Val d'Arno, e tutto questo contesto qui è Ecomuseo. Quindi per cercare un attimo di rifare le fila, un Ecomuseo è un qualcosa che racconta il territorio, cioè l'Ecomuseo è il territorio stesso. È tutto quello che la popolazione ha ereditato in tempi antichi e cerca di far ereditare nei tempi più moderni e che cerca di far, come si può dire, cerca di trasmettere alle future generazioni. L'Ecomuseo è un qualcosa che non può essere, come vedremo, contenuto all'interno di quattro mura, no? Classiche, museali. È una cultura frenetica, che non riesce a star ferma perché è in continua evoluzione, perché chiaramente l'uomo nasce, cresce, corre e poi muore, no? Quindi l'arco della sua vita è circoscritto a un periodo e finito questo periodo si rinnova con altre persone che magari hanno preso la vita di questa nostra che siamo vissuti oggi, arricchendola con nuove tradizioni, con nuove esperienze. Quindi è un qualcosa in continua evoluzione, qualcosa che non riesce a star fermo dentro quattro mura, per cui l'ecomuseo è il territorio.
Poi questo ci ritorniamo, però bene o male per capire che un ecomuseo non è un mero museo dove vengono contenute delle opere naturalistiche o delle opere d'arte, è un territorio, è il sapere di quel territorio. Però come nascono gli ecomusei? Che forse è un po' più chiaro poi capire la nascita degli ecomusei, capire poi gli ecomusei stessi. Qui, come potete leggere, nasce da un'intuizione di Henri Vivier e Varin, che praticamente durante una discussione relativa ai musei, in vista al nono congresso generale del Consiglio internazionale dei musei, dove a pranzo in un ristorante, insieme al ministro francese, stavano discutendo del fatto che volevano dare un qualcosa in più ai musei, che c'era una necessità che stava nascendo intorno agli anni 70 per conservare e rappresentare la cultura di un territorio, un qualcosa che, come ho scritto, non poteva essere conservato all'interno di un museo classico, ovvero appunto l'oikos, ovvero andando un attimo avanti, l'oikos intendevano proprio la complessità delle relazioni dell'ambiente di vita di una comunità. Quindi tutte le varie relazioni che c'erano fra persone e persone, sia persone che avevano vissuto prima, sia le persone che vivevano il presente, quindi anche le relazioni che c'erano fra le persone e l'ambiente in cui erano cresciute. Quindi pensate per esempio a qualche artista, qualche pittore che si è ispirato al territorio in cui è nato. Se fosse magari nato in un altro territorio, quelle opere d'arte sarebbero sicuramente state diverse, per cui il territorio ha prodotto quell'artista. E quell'artista in qualche modo si è confuso con il territorio per diciamo, affermare la propria arte. Quindi il territorio in questo senso, quindi tutte quelle che sono la complessità di un territorio, non può essere ovviamente conservata in un, scusate, in un, tornavo più indietro, in un museo. E quindi nasce questa esigenza di costituire un qualcosa di diverso, un qualcosa che potesse effettivamente valorizzare questo patrimonio storico, culturale, artistico, come dicevo prima, in continua evoluzione, in continua trasformazione. E praticamente questa idea di museo, che doveva essere legata all'ambiente, quindi sia un discorso eco, senso di ambientale, ma soprattutto eco da oikos, sostanzialmente abbiamo preso carta e penna e fatto un po' di prove per trovare diciamo un vocabolo che non fosse museo, ma che non fosse neanche qualcosa di completamente nuovo per dover riscrivere concettualmente il tutto. E quindi praticamente è venuto fuori questa parola che è ecomuseo. Chiaramente, essendo nato in Francia, le prime esperienze ecomuseali l'abbiamo avute in Francia con i primi ecomusei e poi in seguito in tutti i paesi francofoni, come per esempio in molti casi ci sono stati in Canada. Questa è proprio una cronistoria, perché poi all'inizio degli anni 90 e poi tutto il 2000 e poi in maggior ragione fino al 2010 sono nati tantissimi ecomusei in Italia. Infatti ad oggi sostanzialmente in Italia ci sono 270 ecomusei, tra riconosciuti e non riconosciuti, poi magari su questa cosa ci ritorniamo un attimo. E fate conto che se non sbaglio in Francia sono circa un centinaio, quindi diciamo che l'Italia ha preso al volo, al balzo questa nuova idea di museo diffuso, di ecomuseo, e l'ha fatta propria, perché tra l'altro una delle prime leggi in Italia, sud e nord Italia, del Piemonte, che ha proprio messo nero su bianco cos'era un ecomuseo e come andava costituito. Intanto guardo che ci sono dei messaggi. Ah, no, ok. Guardavo se c'erano delle domande. Allora, Tranquillo, sentiamo. te lo segnalo io eventualmente, che sono tutti i codici del Conan. Simpatico, perfetto. E poi Tranquilli. chiaramente non l'ho detto, ma è ovvio, se avete delle domande, delle curiosità, anche mentre sto parlando durante la presentazione, fatele, perché magari poi diciamo il momento è quello più propizio per rispondere, almeno così non ci perdiamo niente. Guarda, l'unica cosa che ti chiedo, Enrico, se puoi alzare un po' la voce, che ci scrivono che è un po' basso l'audio. Ok, allora Urla un proviamo a po'. fare. Sì.
perché abbiamo un piccolo problema d'audio, proviamo a risolverlo. Sì, che ogni tanto va e viene, però adesso dovreste sentire meglio. Vai, vai, ti segnalo se ti perdiamo. Vai, se mi perdete me lo segnalate. Okay. Io ho riportato alcune definizioni di Ecomuseo. Una di Rivière è l'Ecomuseo è un'istituzione culturale che assicura in modo permanente, quindi qui ricordatevi in modo permanente perché poi ritornerà dopo su un concetto che, su cui è proprio nato l'Ecomuseo della Montagna Fiorentina, su un dato territorio, per cui l'Ecomuseo si caratterizza proprio per la peculiarità di un territorio specifico. Non può esistere l'Ecomuseo d'Italia, è un ossimoro, non può essere rappresentata l'Italia con un ecomuseo diffuso, perché penso che cioè, in tutta Italia, nel Lazio, poi in Toscana c'è tantissimo campanilismo, già da una valle all'altra cambia cultura, cambia tradizione, cambia anche cibo, le tradizioni culinarie della cucina di una volta cambiano totalmente, quindi è impensabile creare un ecomuseo su un territorio molto vasto, quindi deve essere un territorio specifico che ha delle caratteristiche precise che si sono, diciamo, evolute nel corso del tempo. Quindi questa istituzione cosa deve fare? Deve innanzitutto avere una funzione di ricerca, quindi ritrovare quello che c'è stato, di presentazione, quindi di rappresentare, di tradurre quelle che sono le conoscenze storiche all'esterno, di valorizzazione, in maniera tale che quelle conoscenze, quella storia possa fungere anche da volano per il territorio, ma qui valorizzazione è inteso proprio di valorizzazione di quei componenti storici che magari si stanno perdendo, si sono persi, quindi di tirarli fuori, di valorizzarli in quanto tali. Chiaramente poi c'è scritto di beni naturali, culturali, che sono rappresentativi di un ambiente, importante, dei modi di vita che vi succedono, quindi non che ci sono stati, ok? Ma questo è proprio il dinamismo, cioè che ci sono stati ma che ci saranno e che ci sono tuttora, questo è proprio il dinamismo dell'ecomuseo. Invece il museo sostanzialmente uno può cambiare, diciamo, la composizione delle opere d'arte, però diciamo che un quadro, a meno che non arrivi uno e ci disegni i baffi sopra, che ne so, la Venere di Botticelli, rimane tale, ok? Mentre qui invece è tutto dinamico, con la partecipazione della popolazione stessa. Senza popolazione, senza comunità, non può esistere un ecomuseo. Quindi questa definizione diciamo che racchiude un po' il tutto. Spero che sia abbastanza chiaro che cosa voglia dire. Un altro Maggi che ci dice che l'ecomuseo è un patto in cui una comunità si prende cura di un territorio. Quindi cura nel senso che... La comunità sa dove abita, ha consapevolezza del proprio territorio e in questo modo può anche prendersene cura affinché il bagaglio storico che ha possa essere fatto ereditare alle future generazioni prendendosene appunto cura. Questa non la sto a rileggere perché è molto simile a quella di Rivière, però la Carta Internazionale degli Ecomusei ci dice, diciamo, qual è la definizione un pochino più generale degli ecomusei, oppure un'altra definizione molto bella, che un ecomuseo è il museo del tempo e dello spazio. E secondo me è una delle più belle, poi non so, chiaramente essendoci un po' dentro, secondo me è una delle più belle perché ti dà proprio l'idea di un qualcosa che effettivamente non può essere contenuto all'interno di quattro mura, perché è del tempo e dello spazio. Cioè l'ecomuseo racchiude la storia di magari qualche migliaio di anni fa e la storia recentissima di, che ne so, di un fatto appena successo, quindi è proprio del tempo e dello spazio, perché è un territorio vasto e il discorso dello spazio è molto importante e infatti gli ecomusei sono stati un po' i precursori, ma adesso molti musei importanti stanno andando in quella direzione. Pensate anche per esempio agli Uffizi diffusi, i musei diffusi, no? Gli Uffizi diffusi sostanzialmente si tratta di riportare alcune opere d'arte che magari sono in magazzino o che comunque non sono valorizzate appieno nei territori in cui sono state fatte, perché solo in quel modo si riescono ad apprezzare fino in fondo e a capire il perché l'autore di quell'opera ha fatto quell'opera lì, quindi proprio a capire anche l'artista di quell'opera. Quindi
si sta tornando verso un riallacciamento fra l'arte e il territorio. Per cui il Museo del Tempo e dello Spazio è proprio in questo senso qua. L'Eco Museo della Montagna Fiorentina si occupa... Ok, sì, aspettate che mi dice un po' di scritte. Si occupa di un territorio molto particolare, perché è un territorio che fin dalla notte dei tempi è stato un territorio di confine. Di confine fra che cosa? Senza ripercorrere la storia antica, diciamo, partiamo un po' dalla storia un po' più recente, quindi dal comune di Firenze, quindi diciamo 1200-1300, terra di confine fra il comune di Firenze, fra la Firenze insomma che conosciamo, e il Casentino, dove sostanzialmente era sotto i conti guidi di Arezzo. E il territorio della Montagna Fiorentina si trovava a confine fra questi due territori, molto belligeranti tra di loro. Occupa la Val di Sieve, o meglio la Bassa Val di Sieve, che è il territorio che dal Mugello, scusate, e vediamo se riesco, che dal Mugello, conosciate anche per l'autodromo del Mugello, dalla zona di Comano, che è nel basso Mugello, fino alla zona di Pontassieve, questa è la Val di Sieve. Poi abbiamo alcune propaggini del Monte Falterona, che abbiamo qua, dove c'è il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, e la parte settentrionale del massiccio del Prato Magno, che è questo qua, dove qui, nella zona più scura, abbiamo le abetine di Vallombrosa. Bene, l'Ecomuseo prende un pezzo della Val di Sieve, un pezzo dell'Alto Casentino, un pezzo del Valdarno fiorentino e del Valdarno aretino, e un pezzettino, diciamo, di quello che è Val di Sieve e Mugello, ovvero San Gaudenzio, che è famosa, insomma, per Dante Alighieri, che è andato a rintanare lì quando Firenze ha deciso che non era più il caso che rimanesse a Firenze. E quindi l'Ecomuseo si occupa di tutta quest'area qui, comprendente anche questa zona che è il Monte Giovi, che sostanzialmente divide un po' la Val di Sieve con Firenze nella parte settentrionale. Quindi questo è il territorio della montagna fiorentina Val di Sieve. Quindi ve lo faccio un po' per capirci. È questa zona qua, abbastanza ampia, per cui... Però diciamo che come territorio ci siamo. Però adesso che abbiamo visto bene o male cos'è un ecomuseo, per capire che cos'è l'ecomuseo della montagna fiorentina e di com'è nato dal basso, bisogna fare un piccolo passo indietro. E qui cercherò di essere il più lineare possibile, perché come accennavo a Tatiana prima dell'inizio del seminario, andrò a riassumere circa 15 anni di storia, di cose che abbiamo fatto, quindi 12 anni di storia che abbiamo fatto, quindi di iniziative, di progetti che hanno portato poi alla realizzazione dell'Ecomuseo della Montagna Fiorentina. Però per capire bene come è nato dal basso bisogna fare appunto questo piccolo passo indietro. E per fare questo piccolo passo indietro partiamo da questo cesso. A parte gli scherzi, partiamo da qui, perché questo bagno sostanzialmente si trova all'interno del complesso monastico fortificato di Tosina. Tosina, che è questa è parte della struttura di Tosina, è un antico insediamento etrusco, poi romano. Poi i Longobardi ci hanno costruito una fortificazione dove oggi abbiamo, questa era una delle torri, questa che è il campanile in realtà era un'altra torre, ci hanno costruito una fortificazione, e da questa fortificazione poi i monaci camaldolesi si sono insediati e hanno trasformato questa fortificazione in un monastero. Quindi questo è proprio il riassunto stringatissimo di Tosina. Cosa è successo però? Che noi nel 2010... quindi 13 anni fa, 2009-2010, nasciamo come un piccolo gruppo di ragazzi
anzi di bambini, perché avevamo 10-11 anni e alcuni erano un po' più grandi, però sostanzialmente l'età era quella, che si riunivano per fare i compiti insieme e poi scoprire anche un po' quelle che erano le tradizioni del proprio paese, no? Anche esplorarlo, insomma, da adolescenti, insomma, è bellissimo, no? Esplorare un po', esplorarlo. E sentire anche gli anziani quello che avevano da raccontare in riferimento al proprio territorio. E nel fare questo ci avviciniamo molto a Tosina, a questa struttura qua, all'interno della quale, all'interno di un piccolo edificio che ora mi sono dimenticato di mettere la foto, che è brevemente questa è la chiesa, questa che vedete in figura. Dietro c'è la canonica e davanti alla canonica c'è questa piccola stanzetta che noi abbiamo utilizzato come centro, un centro che noi abbiamo recuperato perché era usato come discarica, quindi l'abbiamo completamente ripulito e ci abbiamo fatto un piccolo nostro centro. Nel tempo cosa è successo? Che avvicinandosi a quella che era la storia e la cultura del territorio, iniziamo a conoscere anche la storia di Tosina, che è una storia millenaria, che vi ho proprio riassunto brevemente, ma è una storia incredibile. Fate conto che poi lo vedremo dopo. Velocemente, qui c'è passato Dante Alighieri, San Francesco, Guglielmo du Dufort, che è un nobile francese, insomma, tanti personaggi importanti della storia medievale e non solo. E all'interno di questa chiesa, che si chiama Santa Margherita di Antiochia a Tosina, e già il nome è tutto dire che racconta una storia antichissima, si trova un'opera d'arte che poi la vediamo. Del 1360 circa, è un trittico di Mariotto di Nardo, che è un trittico in legno di una bellezza straordinaria e di una storia anche quella straordinaria. Che cosa è successo? Che sia la chiesa, sia la canonica dove vi ho fatto vedere questo bagno qua, erano in delle condizioni molto, molto disastrose perché c'erano delle infiltrazioni al tetto. E la curia aveva deciso di chiudere sia la chiesa che la canonica perché c'erano dei importanti lavori da fare, ma essendo che non c'erano né fedeli né tantomeno turisti o comunque curiosi che frequentassero questo complesso, avevano deciso appunto di chiudere tutto e chi abita in campagna sa benissimo che quando un edificio viene chiuso e non viene fatto niente, soprattutto quando c'è dei problemi al tetto, questo edificio crolla. E cerco di andare più veloce, che vedo che sono già le 5:30. Per farla breve, cosa abbiamo fatto? Dopo una traversata dell'Appennino a piedi, partendo da Firenze, arrivando sul Gran Sasso per cercare di cercare altre realtà simili alla nostra del gruppo Perché No, decidiamo, chiaramente nel frattempo avevamo fondato, avevamo anzi costituito l'associazione Gruppo Perché No, perché noi esistevamo già, però non eravamo costituiti come associazione. Decidiamo di prendere una decisione molto importante e di prendere un prestito in banca come associazione di volontariato giovanile, dove eravamo tutti minorenni, prendere un prestito di 75.000 euro, che insomma non sono proprio spiccioli per un'associazione fatta di minorenni, con qualche maggiorenne, e far utilizzare questi soldi come cofinanziamento per il recupero della chiesa e della canonica. Chiaramente ora l'ho fatta così semplice, ma dopo anni e anni di un percorso lunghissimo, che ha visto innanzitutto il primo step, che è stato quello di sensibilizzare la popolazione al patrimonio storico di questo edificio, di questo complesso. Quindi abbiamo fatto visite guidate, concerti all'interno della chiesa, per far vedere insomma che esisteva una ricchezza. E far vedere sia la popolazione, ma soprattutto la curia, che c'era un interesse verso questo edificio e quindi di cercare di intervenire. Quindi grazie al nostro prestito abbiamo preso una decisione importante, cioè quella di rimanere sul territorio, di investire sul territorio, di recuperare un bene storico-culturale come questo e di costruire all'interno della canonica una realtà lavorativa che ci permettesse di rimanere all'interno del territorio. Questa è la struttura prima dei lavori, che praticamente questa era una discarica sostanzialmente. Fate conto che questo edificio qui è del 1300, chiaramente un po' devastato da purtroppo i lavori successivi che ci sono stati, tutto andato come diciamo noi a ramengo, e questo era il fuori dopo aver tolto la montagna di rovi che ricopriva tutto.
Questa è l'opera d'arte che vi dicevo che c'è all'interno, che rischiava anche questa di essere perduta. Fate conto che vabbè, si entra in altri ragionamenti, però molti maestri fiorentini si sono ispirati proprio a quest'opera qui. Qui probabilmente avevo messo delle immagini che però mi sono saltate perché mi è saltata la presentazione prima. E durante i lavori noi abbiamo trovato delle cose molto interessanti. Qui sulla destra possiamo vedere quella che era una feritoia, che prima di essere chiesa vi dicevo che era una fortificazione, no? E quindi questa era una delle feritoie dell'incastellamento. E qui a sinistra invece quello che noi pensavamo fosse un pozzo in realtà è una cloaca, cioè la fogna, dove all'interno ancora dobbiamo scavarla, chiaramente adesso qui c'è tutto pavimentato, prossimamente scaveremo, dove all'interno ci finiva di tutto, no? Quindi è un po'... il carotaggio che viene fatto dagli archeologi per trovare antichi reperti. Chiaramente questa nostra azione ci ha portato anche a dei riconoscimenti, perché qui, insomma, 2018, se non sbaglio, saranno dei 500, ci hanno insomma dato questo premio per l'azione che abbiamo fatto, ma tutto questo perché dall'esperienza di quello che abbiamo fatto a Tosena, che spero che sia stato chiaro, anche se molto riassunto. Solitamente faccio una presentazione proprio a parte per raccontare quello che abbiamo fatto. Da quell'esperienza lì decidiamo di continuare verso la strada alla riscoperta del territorio. Quindi prendere quello che abbiamo fatto con Tosina e di cercare di espanderlo sul territorio, cioè quindi conoscere e riscoprire quella che è la storia e la cultura del territorio in cui abitavamo. Per cercare di valorizzarla, per far sì che non si perdesse per sempre, come purtroppo, perché in questo caso l'abbiamo salvato Tosina, però molti altri casi, tante altre realtà sono perse per sempre. Quindi pensate un po' alle persone che l'hanno costruita, le persone che, ora in questo caso una chiesa, ma anche una casa, un castello, una strada, un pozzo, un ponte, le fatiche delle persone che l'hanno costruita, anche le emozioni che ci sono potute essere all'interno di quegli edifici di altre persone, prendere tutto quello e cartocciarlo e buttarlo via è come se l'esperienza e quindi quelle persone in qualche modo smettessero poi di esistere per la storia. Quindi questo, se ci si pensa, è molto pesante. Invece mantenere anche dei luoghi che sono stati vissuti, che magari anche la storia ci dice che sono stati frequentati da determinate persone, ci permette di mantenere viva quella che è la storia e quindi poi di quella che è l'identità. Ora, quindi abbiamo deciso di costituire un ecomuseo. Dapprima però l'ecomuseo si chiamava Valle del Rufina, quello che vi dicevo prima, no? Un dato territorio. Prima il territorio dato, torno un attimo indietro per farvi capire che cos'è la Valle del Rufina, proprio al volo al volo. C'è la Valle del Rufina, per capirsi, è un pezzo del territorio dentro il territorio, perché se l'ecomuseo, spero si veda il cursore, più o meno è questo, anche di più, la Valle del Rufina è questa valle qui che abbiamo da Meta Morli fino a Rufina. Qui c'è il torrente Rufina, questa è la Valle del Rufina. Quindi era proprio una roba circoscritta proprio perché qui c'erano delle conoscenze, dei saperi specifici. Però cosa è successo? Che già gli amministratori di Rufina e dei comuni locali ci hanno detto: ma perché farlo solo della Valle del Rufina? Perché non costituire un ecomuseo più ampio, di più ampio respiro? Perché solo della Valle del Rufina forse è limitante, visto l'impegno che ci sarà per l'ecomuseo. E quindi c'è stata proprio una necessità di costituire un ecomuseo più ampio. Anche perché, questo è importante, ci tengo molto a dirlo, il territorio della montagna fiorentina, purtroppo, come vedremo nel corso del tempo, ha subito un po' una perdita di identità. Quindi le persone che abitano la montagna fiorentina si posizionano come si può dire, dal punto di vista territoriale, in territori con nomi diversi. C'è chi dice che sta nel Chianti, c'è cioè chi dice che sta nel Parco Nazionale Foreste Casentinesi, chi in Casentino, chi in Mugello, chi in Valdarno, chi nella Montagna Fiorentina. Quindi capite bene che non esiste un nome univoco per un territorio, proprio perché si è frammentato nel tempo e perché man è mancata un po' quella che è stata la
l'identità territoriale di un territorio specifico. E quindi anche in accordo con le amministrazioni abbiamo deciso di ritornare un po' a quello che era il nome del territorio, chiamandolo Montagna Fiorentina. Quindi anche di riunire un po' tutte queste identità territoriali sotto un'identità territoriale specifica, vera, che è quella della Montagna Fiorentina, e quindi di fare un po' chiarezza e un po' di, diciamo così, di ricostituzione dell'identità. Abbiamo avuto il riconoscimento appunto da parte dei comuni locali, dell'Unione dei Comuni Val d'Arno e Val di Sieve, quindi sostanzialmente sono 6 comuni che ci hanno riconosciuti come ecomuseo, e per fare tutto quello che adesso vi racconterò, noi abbiamo una continua e faticosa ricerca di fondi tramite i nostri sforzi associativi. Perché non c'è nessuno che ci sponsorizza, ma siamo noi che si vanno a cercare bandi specifici, quindi con tutte le difficoltà, chi è un libero professionista o comunque chi fa bandi lo sa benissimo, con tutte le difficoltà del caso, per avere fondi per fare quello che facciamo. Ora, per fare un ecomuseo però serve una comunità. Se non c'è questa comunità, come facciamo? Perché abbiamo visto prima le definizioni, ci dicevano dei saperi, della popolazione, però se manca tutto questo bagaglio qui, come si può fare? E quindi noi abbiamo dovuto fare tutta una serie di step, partendo appunto da uno step zero, cioè ristabilire la catena interrotta. Cosa significa ristabilire la catena interrotta? Noi come tanti territori appenninici, abbiamo avuto un abbandono delle campagne, quindi abbiamo avuto una perdita di tutte le persone che un tempo abitavano lì, e quindi abbiamo avuto la perdita di tradizioni, usi, detti, abbiamo avuto la perdita della memoria storica, di quello che è successo un tempo e di quello che magari poteva essere il territorio, e anche l'abbandono, come per esempio Tosina, degli edifici, borghi e chiese, quindi come in questo caso, posti che magari erano vissuti fino a qualche decina di anni fa, ora sono completamente abbandonati e persi. Quindi si perde proprio anche la storia di chi ci ha vissuto e la storia del posto. E quindi anche la perdita di antichi mestieri. E tutto questo porta a una perdita dell'identità territoriale. Perché cosa è successo? Che con l'abbandono delle campagne e adesso con il ripopolamento si è proprio interrotta quella catena di tradizione orale che faceva sì che dai più anziani ai più giovani si tramandassero conoscenze che potevano essere un detto, un proverbio, la leggenda di un posto. Si sono completamente perse queste cose. Completamente no, perché sarebbe presuntuoso dirlo, ma molte di queste cose si sono perse o comunque andavano riscoperte. E c'è da dire anche che c'è stato un problema relativo al fatto che chi viveva nelle campagne e chi è rimasto sul territorio poi ha avuto vergogna del proprio passato, del passato contadino, del passato umile, per cui molti anziani non raccontavano niente, non volevano proprio raccontare queste conoscenze che ho appena descritto, proprio perché c'era una vergogna. E quindi disincentivavano e disincentivano, ora meno, i giovani ad apprendere queste conoscenze, per cui c'è proprio stato uno strappo della catena. Quindi lo step zero è stato proprio ricostituire questa catena. Facendo cosa? Intervista agli anziani del territorio, ed è stato difficilissimo perché, come dicevo, questo è proprio l'ecomuseo dal basso, no? Completamente volontariato, siamo andati casa per casa dai più anziani, avevamo anche anziani che avevano 95-100 anni, quindi che erano nati nel 15, nel 20, che però erano restii a raccontarci le cose, per cui abbiamo prima dovuto farci conoscere, abbiamo prima dovuto tranquillizzarli per far capire cosa stavamo facendo. Quindi è stato un percorso lunghissimo che è nato prima della nascita dell'Ecomuseo. Già quando eravamo un gruppo di ragazzi, se vi ricordate quello che vi dicevo prima, facevamo le interviste agli anziani proprio per questo motivo. E poi uno studio matto e disperato, credetemi, abbiamo perso la testa per scoprire, e non dico scoprire perché, ma solo riscoperto, va levata la polvere che copre la storia. Storia appunto della Montagna Fiorentina, che è una storia assurda. Quindi di andare a definire
un quadro storico, culturale, tradizionale e artistico di questo territorio che studiamo. Per questo, qui a destra potete vedere Elago, dietro il Chieta innevato, in autunno. Per questo l'Ecomuseo della Montagna Fiorentina si chiama non solo Ecomuseo della Montagna Fiorentina, ma degli insediamenti religiosi, monastici e rurali fortificati. Perché, come vi dicevo, aspettate, come vi dicevo, essendo appunto una terra di confine, quello che ha caratterizzato questo territorio, abbiamo scoperto, è proprio essere sulla difensiva. Quindi anche i detti, le tradizioni e l'architettura dei borghi, dei castelli, ma proprio anche dei borghi e delle chiese stesse, erano tutte fortificate, tutte avevano una fortificazione. E questa, la Val di Sieve, la Montagna Fiorentina, era soprattutto ricchissima di castelli, incastellamenti e torri fortificate. Pensate che la casa in cui abito, ma come tante altre, come tutti tra l'altro gli agriturismi della zona, era una torre di un castello. Torre di un castello che aveva questa, la vecchia, che è casa mia, come torre d'avvistamento per difendere appunto il circondario. E quindi era tutto fortificato. E quindi proprio per questo ci chiamiamo degli insediamenti rurali fortificati, perché anche i borghi, religiosi perché chiaramente è una terra in cui sono nati anche tanti santi, e monastici, abbiamo Vallombrosa, Tosina e tanti altri piccoli monasteri, che erano però tutti fortificati. Qualcuno di voi è stato a Vallombrosa, si ricorderà bene delle mura e delle torri che Vallombrosa ha, proprio per questo motivo qua, perché era una terra di confine, popolata tra l'altro nelle alte montagne da rinnegati e barbari. Chiaramente ora, vabbè, non mi soffermo, abbiamo studiato anche il contesto naturale, che è un contesto molto, molto particolare e bello, perché qui veramente si passa da una zona prettamente mediterranea a continentale, quindi abbiamo delle zone in cui abbiamo il faggio, l'abete bianco e il leccio contemporaneamente, soprattutto a Sant'Antonio. E poi questo, se ce la facciamo, lo diremo, stiamo facendo insieme a Effetto Foresta, con cui collaboriamo, di cui io faccio parte, dei progetti di tutela ambientale, proprio perché con la perdita dell'identità abbiamo perso anche un tanto, tanto patrimonio naturale. Però questo, se ce la facciamo, lo diciamo dopo. Qui andrò velocissimo. Vi porto un caso che è della Madonna dei Fossi, dove sostanzialmente la si può vedere negli anni 60, qui in basso a destra, com'era, e com'è invece oggi. Purtroppo la chiesa l'ha venduta a un proprietario molto importante del territorio, che l'ha sostanzialmente fatta cadere. E dove però è importante perché un tempo la vita passava di qui, cioè la Madonna dei Fossi ci passava un antico passo, e in questo antico passo c'era una leggenda che è del miracolo dell'acqua che coinvolgeva San Francesco. Cioè la leggenda voleva che da questo posto qua, nel 1220, San Francesco, in uno dei suoi viaggi da Firenze a Laverna, fosse passato, ed essendo insomma un territorio molto... Se c'era un territorio, scusate, un periodo molto secco e siccitoso, i contadini locali, che già nel 20 del 1200 conoscevano insomma la fama di San Francesco, chi era costui, gli chiesero una mano. E San Francesco, a seconda che si creda o che non si creda, in qualche modo ha fatto scaturire dell'acqua fresca. Ha creato una sorgente. Questa era la leggenda. Però questa leggenda abbiamo scoperto con un grande studio, credetemi, grandissimo studio anche su archivi storici, essere non tanto una leggenda, ma quanto un fatto. Chiaramente il miracolo in sé, chiaramente questa è fede, però il fatto è stato, e abbiamo ritrovato un documento che è questo qua, che San Francesco, questa è la copia del documento originale, chiaramente, che San Francesco nel 1220 effettivamente è passato dalla Madonna dei Fossi e ha fatto il miracolo dell'acqua, e viene riportato dalle fonti ufficiali francescane della Verna. Quindi cioè, questo documento è inattaccabile. E quindi cosa è successo? Che una tradizione orale che si stava rischiando di perdere, abbiamo visto come una tradizione orale che si stava per perdere fosse in realtà un fatto. E averla, diciamo, scomodata, aver scomodato gli anziani, aver fatto un grandissimo studio, ha fatto sì che questa tradizione orale
potesse e adesso può rappresentare anche uno stimolo al territorio, una valorizzazione, perché dalla Madonna dei Fossi, da questo territorio qua, passerà la via di Francesco che da Firenze collega Laverna e si unisce alla via di Francesco da Laverna ad Assisi. Quindi per il territorio, per gli agriturismi, per gli esercenti, aver riscoperto un pezzo della propria storia, un pezzo del proprio patrimonio che si stava per perdere, porterà anche, perché sì, delle economie al territorio. Quindi è stato importantissimo. Chiaramente poi abbiamo, questa è una cartina del Paganelli, una carta del 1700 su cui abbiamo ritrovato anche vecchie strade, strade selciate in cui abbiamo portato anche la soprintendenza con cui collaboriamo e via dicendo, però non mi volevo, già mi sto dilungando, lo so, però qui mi dilungherei troppo. E quindi arriviamo allo step 1. Lo step 1, dopo aver, come abbiamo visto, no? Dopo aver ristabilito la catena interrotta, quindi aver definito un quadro storico-culturale della montagna fiorentina, quindi capito un po' qual era il background storico, arriviamo alla restituzione, cioè a far sì che la comunità potesse in qualche modo ripossedere quelli che erano gli antichi saperi del territorio. Antichi saperi, le antiche tradizioni, ma neanche troppo antiche, ma anche di qualche anno prima, no? Cose successe e via dicendo. E questo facendo cosa? Azioni di divulgazione dei saperi, in sinergia con le altre realtà che sul territorio magari già operavano, magari su aspetti specifici. Mi sento di citare, per esempio, l'associazione La Leggera, che si occupa tuttora di quelle che sono le tradizioni orali, gli antichi balli e le vecchie, diciamo, viene canzoni, non è il termine giusto, mi scuseranno quelli della Leggera, non mi viene il termine. E quindi in sinergia con tutti gli altri, proprio perché bisogna creare una comunità. Quindi questo abbiamo costruito un sito, poi se abbiamo tempo lo faccio vedere, proprio per la divulgazione di tutti questi saperi. Progetti specifici, che vi porto uno in particolare, per far fluire nuovamente la storia del territorio. Quando dico storia, qui per riassumere, senza stare a dirlo tutte le volte, intendo la tradizione, la cultura, la natura, cioè quello che il territorio è oggi grazie a quello che è stato il vissuto. Quindi possiamo riassumere il vissuto come la storia del territorio. Verso che cosa? Un nuovo entusiasmo, scusate qui la ripetizione, pensavo di averla corretta, un nuovo entusiasmo nei confronti del proprio territorio. Cioè, riscoprire le proprie radici o comunque scoprire la storia di un territorio se si è nuovi in quel territorio ti porta, scusate, devo mettere carica il telefono perché se no salta la connessione, scusate un attimo solo. Porta anche a una riscossa da parte delle persone di riconsiderare il luogo in cui cui vivono, riconsiderarlo magari facendo uscire anche dei saperi che fino ad allora erano rimasti nascosti, e quindi dire: cavoli, ma il mio territorio allora è importante, allora io conosco qualcosa, io sono importante per il mio territorio. Quindi si crea questo circolo vizioso positivo, per cui si crea veramente questa successione di sapere. E c'è un nuovo entusiasmo nei confronti del territorio. Questo è il primo vero, infatti è step 1, a caso, perché è il primo vero step verso una comunità del territorio e verso quello che è l'ecomuseo. Quindi qui la restituzione di saperi, questa appunto è l'associazione La Leggera, con cui abbiamo fatto vedere come si costruiva la gnacchera, che è uno strumento che sono due pezzettini di legno che si battevano, che così sembra una roba banale, ma in realtà lo sanno suonare benissimo e fanno della roba esagerata. Viene costruito con del legno particolare. Vabbè, comunque, se vi interessa potete trovarlo online, cioè non online, sull'Ecomuseo. Quindi questa è stata la restituzione di saperi che magari alcuni già conoscevano o comunque si erano dimenticati, oppure per alcuni erano nuovi. Questo, per esempio, Castelnuovo, quella che vedevate nella foto di copertina del seminario, cioè il borgo di Castelnuovo, dove uno dei suoi abitanti, Paolo, praticamente ha accolto, diciamo, i visitatori, perché abbiamo fatto anche dei percorsi guidati con le persone,
come si faceva un tempo, no? Quindi io vi do quel che ho e quel che ho è il vino. E quindi la prima cosa che, prima del buongiorno e buonasera, è dare un bicchiere di vino, proprio per dire io vi accolgo in casa mia. Quindi anche delle piccole, dei piccoli gesti, che magari non è solo il bicchiere di vino, è il vino, qual è, che tipo di vino è, come è stato fatto, è come te lo verso, cosa ti dico quando te lo verso. Infatti qui c'è un aneddoto, no? Che, perché si fa cin cin? Fa cin cin, no? Perché quando io ho il vino, io lo vedo, il colore, lo posso annusare, quindi vista, olfatto, lo posso assaggiare, ma manca un senso. Come posso ascoltare il vino? Cin cin. E quindi ho completato tutti i miei sensi. Vedo anche questi, diciamo, rituali, non mi viene un termine più corretto, che si stanno perdendo, che si erano persi, sono importanti perché in realtà uno magari non si è mai chiesto perché fa cin cin. Magari per questo territorio si fa cin cin per questo motivo, per un altro sarà un altro motivo il cin cin, no? Quindi, basta ripetere, tutto questo patrimonio può rappresentare una vera e valida opportunità per lo sviluppo del territorio. Qui vi riporto veramente veloce un progetto che abbiamo fatto, ma a cui teniamo molto, che è Un bosco per tutti, una cultura per tutti. È stato un progetto di valorizzazione storica dei borghi di Pelago e Londa, dove sostanzialmente abbiamo, anzi ve lo dico dopo, anzi no, lo dico subito, scusate, abbiamo creato un percorso guidato all'interno del paese perché mancava, con dei leggi informativi della storia del posto. Leggi informativi, diciamo, dinamici. E siamo riusciti a fare questo grazie alla partecipazione vincita del bando della Fondazione CRF di Firenze, Cassa e Risparmio, la collaborazione con amministratori locali, in particolare Pelago e Londa, e con associazioni regionali, tipo l'Associazione dei Ciechi e Ipovedenti della Regione Toscana, con cui abbiamo collaborato per creare i leggii, e l'Università d'Architettura di Firenze, che ha costituito la Ghibertiana, perché a Pelago, per esempio, è nato Lorenzo Ghiberti, no? Il creatore della Porta del Paradiso del Battistero di Firenze, poi grazie al Servizio Civile Universale. Tutto questo ha portato a una valorizzazione del capitale umano. Perché? Perché questo progetto non è stato il solo riscoprire la storia, ma è stato riscoprire la storia per far sì che potesse effettivamente diventare un'opportunità sociale. E grazie al contributo della Fondazione, noi abbiamo fatto sì che per tutto un periodo, che è stato l'estate 2021 e in parte 2022, sì, abbiamo fatto lavorare delle persone, abbiamo formato come museo delle persone che erano in difficoltà economica, in difficoltà di salute, in difficoltà di vario tipo. Abbiamo formato per creare una specie di ciceroni che potessero raccontare la storia del paese di Pelago. Però non erano persone a caso, erano abitanti del territorio stesso, che effettivamente lo conoscevano bene il territorio, però magari gli mancava, che ne so, una data o un qualcosa. Quindi sostanzialmente li abbiamo un po' formati per fare una sorta di guida. E queste persone hanno ritrovato, grazie a questo lavoro, perché chiaramente queste persone, oltre che essere in difficoltà sociale, erano anche in difficoltà economica. Grazie a questo lavoro sono riusciti, questo è il percorso che vi dicevo, a riscattarsi e si è creata veramente un'opportunità eccellente per il territorio. Perché cosa è successo? Che gli agriturismi, magari, che è successo, dicevano ai propri clienti, invece di andare solo a Firenze, di visitare il borgo di Pelago. E qui non vi ho riportato la foto perché mi sono dimenticato, ma è bellissimo, è molto caratteristico. E quindi anche per gli agriturismi è stata un'opportunità di dare un servizio ai propri clienti. Per il territorio è stato un modo per riscoprire la storia e più in generale la storia è stata, diciamo, riesumata. Questa è stata l'inaugurazione, questo è diciamo, il percorso. E io non so se proviamo oppure, vabbè. E smorzare, detta Tatiana, cosa dici? Far vedere un piccolo video, dura 2 minuti, o lo facciamo vedere dopo, visto il tempo? Come preferisci, puoi anche mandarlo adesso, tanto Tanto poi si siamo può in orario. ringraziarsi, no? Cosa è successo? Che chiaramente questo è parte del, diciamo, borgo di Pelago, e questa è la piazza mercatale dove Firenze ha deciso proprio di costruire un... Non mi si sente?
Sì, sente. Dove ha deciso di costruire un mercato di scambio, un mercatale, nel 1300. E qui sono, diciamo, quello che rimane del vecchio incastellamento. E questo percorso, oltre che poter essere fruito da chi non vede, quindi ci sono dei QR code che si attivano grazie ai telefoni particolari che hanno i ciechi e gli ipovedenti, che attivano un audio, questo è fruito da tutti, anche dai più piccoli. E c'è un personaggio che era il vecchio nobile di Pelago, che praticamente ci segue durante questi leggii per raccontarci la storia del paese stesso. E vi faccio vedere un piccolo pezzo di video, chiaramente spero si senta, altrimenti uno può andare a ricercare se vuole. Sente? Non si sente. Ah, aspetta. Ora? Si vede, ma non si sente. Non si sente? No, vabbè, allora fate una cosa, sennò diventa un po'. Andatevela a cercare. E su che canale è YouTube dell'Ecomuseo? Allora, sì, sta sul canale YouTube dell'Ecomuseo, questo è il LGO2. Se volete andare un attimo a cercare, è divertente, molto leggero, però per far capire un po' il taglio, io ci terrei, insomma, che lo andiate un attimo a vedere perché ci abbiamo messo anima e corpo, non tanto per fare il video, ma per fare tutto il progetto, per cui è anche un modo per restituirci qualcosa, diciamo così, dal punto di vista, non so quale, però diciamo che mi farebbe piacere. E più avanti. Quindi, insomma, questa parte della restituzione è una restituzione che dà anche una possibilità di volano di sviluppo, anche se la parola sviluppo non mi piace mai troppo. Del territorio, perché tutto questo, questa conoscenza, questo patrimonio veramente possono rappresentare un modo per presentarsi all'esterno e per far venire turisti e curiosi per conoscere un pezzo di territorio che magari non è molto conosciuto diciamo, dai grandi circuiti di turismo e quindi di valorizzare quel che abbiamo e quindi in generale valorizzare il territorio. Questo, vabbè, abbiamo fatto lo stesso progetto a Londa, dove vedete bene che ci sono delle cose anche molto interessanti. Questa è la croce di San Leolino, che è un martire del terzo secolo dopo, chiaramente dopo Cristo, che ha una storia assurda, e non ve la sto a raccontare adesso, se no facciamo notte, che abbiamo riscoperto grazie appunto agli studi del progetto che abbiamo realizzato, Un bosco per tutti, una cultura per tutti, che potete trovare nel sito dell'Ecomuseo andando sul percorso guidato di Londra, poi magari insieme possiamo vedere dove si trovano queste informazioni. E anche questo è una di quelle robe da film, perché è la storia di un santo, di Sant'Elena Imperatrice, che è la madre di Costantino, che si incontrano, cioè, in un territorio che è Londa, che è un territorio veramente piccolo ma straordinario, che non ha senso per le coincidenze storiche che ci sono. Difatti abbiamo chiesto l'aiuto di un antropologo di fama internazionale, che è Giovanni Caselli, per venire un attimo a capo di tutte queste cose. Sembrerebbe che stia in piedi questa storia ed è veramente assurda. Dopo, se effettivamente vi interessa, potete andare a leggervela, l'abbiamo riassunta molto. Quindi è veloce. E questo è il castello di San Leolino, che anche questo il nostro sogno è recuperare, anche perché questo è un castello dei Guidi, un castello antico. Sotto questo castello si trovano ancora tutti i sotterranei, però sono utilizzati come cisterna di acqua. Quindi, ovviamente, ci sono questi sotterranei immensi dove c'è l'acqua. Quindi, il mio sogno è entrare dentro con il canotto per cercare i vari cunicoli. Cioè, veramente, questo è il contesto in cui è questo castello. Arriviamo un attimo a Tosina, a quello che abbiamo scoperto. Io ho riportato, no, un tipo come De Francia, De Spagna, purché se magna. Okay? Qui la versione della montagna fiorentina, o comunque la provincia di Firenze, è Guelfo non sonni, ghibellin m'appello, chi mi dà da mangiare, tengo per quello. Proprio perché era una terra di confine,
appunto adesso vediamo fra Guelfi e Ghibellini c'era un po' questo atteggiamento, no? Perché chiaramente i poveri contadini volevano vivere e volevano certo fare uccidere per una posizione strana, incomprensibile. Però questo perché l'ho riportata? Perché abbiamo scoperto che a Tosina, il 6 giugno del 1289, l'esercito guelfo, non so se conoscete la battaglia di Campaldino, la battaglia di Campaldino è stata questa battaglia qui, che ha visto i guelfi, che qui vediamo solo in parte schierati, e i ghibellini scontrarsi, cioè quelli che sostenevano i guelfi, il papato, o meglio, la società dei mercanti, perché è questo, chi sosteneva l'impero, ovvero la società dei nobili, si sono scontrati per vedere chi aveva ragione, sostanzialmente. Ed è stata una delle più grandi battaglie, sicuramente del centro Italia, ma anche dell'Italia stessa, del periodo medievale, perché è stata una battaglia effettivamente combattuta. Perché cosa vuol dire effettivamente combattuta? Perché molte battaglie, non tutti lo sanno, soprattutto nel Medioevo italiano, ma anche europeo, gli eserciti non è che si combattessero sempre. Cioè, cosa succedeva? Che si mettevano uno di fronte all'altro, magari qualche, diciamo, spadata se la davano, però si mettevano uno davanti all'altro, si guardavano un po', chi aveva l'esercito più grosso, diceva, guarda, io ho l'esercito più grosso, e cosa vuoi fare? Chi vedeva che non era proprio in grado di combattere, diceva, vabbè, hai vinto te. Questo perché? Che chiaramente chi combatteva non erano soldati regolari come oggi. Una piccolissima parte erano soldati formati per la guerra, l'altra parte erano contadini, mercanti, allevatori, insomma braccia che se tolte al nobile di turno perdeva economie, per cui non si poteva permettere di perdere economie. Per cui questa invece fu una battaglia in cui fu combattuta e morirono anche i nobili, una cosa che non poteva stare né in cielo né in terra, perché i nobili solitamente sì, facevano qualcosa, però non entravano così all'interno della battaglia. Invece qui hanno combattuto anche i nobili, sono morti anche i nobili, e la battaglia di Campaldino è famosa perché ha partecipato sia Cecco Angiolieri, ma soprattutto il più famoso Dante Alighieri. E a Tosina si sono fermati proprio perché, essendo una terra di confine, quella della montagna fiorentina, volevano i fiorentini sorprendere, vediamo se ho riportato, non ho riportato la cartina. Volevano sorprendere, dicevo, i Guelfi. Fate conto che Guelfi Ghibellini si era trasformato un po' in Firenze contro Arezzo, ok? Qua abbiamo Arezzo, qua Firenze. Firenze, invece di percorrere il Val d'Arno e arrivare verso Arezzo, ha percorso la montagna fiorentina e è arrivato in Casentino per sorprendere i ghibellini che invece aspettavano i Guelfi ad Arezzo. Proprio perché questa terra era di confine, per cui era un po' era presidiata, e grazie ad alcuni tradimenti dei contiguidi che comandavano il Casentino, i Guelfi riuscirono ad arrivare a Campaldino, dove fu combattuta questa battaglia, cioè in Casentino. Dico questo perché abbiamo scoperto dagli studi che questo esercito si era proprio fermato a Tosina. Ed è un fatto eccezionale perché questi cavalieri avevano preso anche benedizione alla chiesa di Tosina, per cui il territorio è entrato a far parte della grande storia, non solo fiorentina, ma della storia italiana ed europea, perché hanno combattuto anche nobili europei. E qui cosa abbiamo fatto? Ora qui, vabbè, non sto di questa slide. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo, per restituire questa cultura, questa storia alla popolazione, ricreato l'accampamento guelfo. Un accampamento che, badate bene, non era il mercatino medievale, era proprio un accampamento dove abbiamo chiamato medievalisti, rievocatori professionisti, dove hanno ricreato l'accampamento del 1289, dove la veridicità storica era al 100%, quindi si litigavano perché magari uno invece di essere del 1289 era del 1295, questo era il livello.
Abbiamo fatto questo per restituire alla popolazione questo patrimonio. Patrimonio che poi ha creato entusiasmo e ha creato anche opportunità. E perché oltre che avere un riscoperto interesse verso il proprio territorio, che se il territorio in cui io adesso abito è rientrato in quella che è stata la storia europea, ha portato a una collaborazione niente meno con gli Uffizi. Gli Uffizi praticamente hanno incaricato l'Ecomuseo, proprio perché c'è stata questa riscoperta della storia, di ricreare la battaglia di Campaldino sulla montagna fiorentina. E quindi c'è stato proprio un documentario che qui era riportato, poi se volete andarlo a vedere, chiaramente un pezzo del documentario è Nel segno di Dante, il Casentino nella commedia Terre degli Uffizi, dove praticamente abbiamo ricreato la battaglia di Campaldino, qui un po' si può vedere, sulla nostra montagna. Questo ha portato veramente tantissimo interesse, perché adesso qui non ho riportato grandi foto, però c'è stata tantissima popolazione che è venuta ad assistere a questo evento, proprio perché c'era un po' di incredulità che gli Uffizi, che sono uno dei musei più importanti al mondo, venisse a Tosina, che non la conoscono neanche, ma tampoco neanche gli abitanti, a girare un documentario, perché è stata scoperta una componente di storia così importante per il territorio. E quindi questo ha portato veramente a un nuovo interesse verso l'entusiasmo per il proprio territorio, che è quella cosa fondamentale per far sì che ci sia comunità e identità territoriale. Qui c'è il video, però tanto abbiamo visto che non c'è, cioè non funziona, per cui magari dopo... scusate, che almeno vedo se il telefono si sta caricando. Quindi questo video lo possiamo mettere nella chat, che è il video che è stato realizzato per la revocazione. Quindi possiamo dire che praticamente l'Ecomuseo è stato e sta diventando uno strumento per portare il passato verso il futuro, arricchendolo del nostro presente. Sembra un po' un giro di parole strano, però è quello che fa sì che si possa ricreare la catena, una catena di tradizioni che si possa far sì che si vada a ereditare questo patrimonio, arricchendolo appunto col nostro vissuto. Quindi quello che dicevo, la comunità tu, è in questo senso. Noi, stavo dicendo, questa catena stiamo cercando di riforgiarla ogni anno sempre di più, e difatti stiamo partecipando, e abbiamo anche ora una cosa recente vinto un altro bando della Regione Toscana Giovani Sì, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, se non sbaglio, no, forse quello è un altro progetto, vabbè, comunque sicuramente finanziato dalla Fondazione Cassa e Risparmio di Firenze e dal CESBOT. Per fare che cosa? Per il progetto Siete Presente, dove andiamo a coinvolgere giovani del territorio al territorio stesso. Quindi stiamo cercando di riportare la nostra esperienza, perché ora vabbè, dal punto di vista legale sono considerato ancora giovane, però diciamo che prima o poi lo sarò sempre, passando col tempo lo sarò sempre meno. Quindi serve di ricaricare e di aggiungere nuovi tasselli a questa catena che si sta creando, affinché non si interrompa nuovamente. Per cui stiamo creando entusiasmo anche dai più giovani, che si stanno interfacciando con le amministrazioni, si stanno interfacciando con la storia del territorio, e li sta appassionando. E quindi, non so se sto riuscendo a trasmettere quello che sta succedendo in parte con tutto il discorso Ecomuseo, ma non solo Ecomuseo, anche altre realtà che ci sono. Cioè si sta facendo sì che il territorio stia vivendo una nuova primavera dal punto di vista del patrimonio storico, culturale, dell'entusiasmo verso questo. E quindi vedere anche ragazzi di 16, 17 anni che si appassionano verso il proprio territorio, prendendosi anche delle responsabilità che adesso vediamo poi tutto, è molto importante, perché fa sì che si vada veramente a creare quello che è l'Ecomuseo. C'è una cittadinanza attiva, una partecipazione, quindi una libertà, no? Libertà e partecipazione sul proprio territorio, e quindi effettivamente poter soddisfare quelli che sono, chiamiamo, i requisiti dell'Ecomuseo: avere una popolazione, avere una cittadinanza attiva,
avere un tempo e uno spazio vissuti. Qui altre immagini, qui abbiamo fatto anche il censimento, ora purtroppo anzi tempo non ho potuto dire tutto, però abbiamo fatto anche il censimento degli alberi monumentali della montagna fiorentina, quindi di tutto quello che è il patrimonio, oltre che artistico, naturale, quindi anche riavvicinando i giovani verso quelle che sono le dinamiche naturali che purtroppo un po' si stanno perdendo. E quindi veramente creare diciamo un nuovo esercito di giovani con tanto entusiasmo e con tanta forza di volontà nell'andare avanti. E responsabilità perché grazie anche al progetto Siete Presente, a questi nuovi giovani, si sta creando non solo sulla montagna fiorentina, ma su tutto l'Appennino un nuovo fermento, veramente una riscossa che non è partita grazie alla creazione dell'Ecomuseo della Montagna Fiorentina o grazie al festival, adesso vi dico cos'è, dei giovani dell'Appennino. È un qualcosa che sta venendo magari catalizzato ulteriormente da queste esperienze. Queste esperienze valorizzano sempre di più quelle che sono le dinamiche all'interno della montagna, dell'Appennino. Festival dei Giovani dell'Appennino è un festival che sta nella sua adesso terza edizione, dove vuole farsi, si tiene ad Avezzano, a Colle Armele per la precisione, dove si stanno creando delle sinergie di giovani che vivono l'Appennino per creare una rete, veramente una rete appenninica che porti, senza stare a ripetere, a tutto quello che abbiamo visto finora con l'Ecomuseo, anche su altri territori, ma anche portare esperienze diverse per completarsi, proprio per creare una rete. Chiaramente non un Ecomuseo dell'Appennino, però sicuramente una rete appenninica, sì, una sinergia appenninica. E i giovani che quest'anno avremo con noi, con il progetto Siete Presente, parteciperanno in maniera attiva al Festival dei Giovani dell'Appennino, prendendone parte anche nell'organizzazione. E quindi stiamo andando verso, ancora non l'abbiamo raggiunto, lo step 3, cioè la partecipazione attiva, la creazione di mappe di comunità, che sono delle mappe che la popolazione crea decidendo che cosa è importante far scoprire a chi viene da fuori. Tipo una carta di benvenuto, cioè vuoi conoscere chi siamo? Questa è la nostra mappa di comunità. Qui puoi trovare le esperienze nostre, puoi trovare quello che siamo in questo momento. Quindi è importante che tu vada a vedere, che ne so, Mario che sa fare il cestino di vini, oppure Antonio che sa fare ancora la carbonaia, perché la nostra tradizione e noi adesso siamo quello. Quindi un qualcosa verso cui stiamo andando, che però per essere fatto occorreva partire dallo step zero, quindi di capire un attimo in che contesto storico-culturale eravamo. Purtroppo purtroppo per fortuna a questo punto non lo so, avevo anche altre piccole slide brevemente veloci che però non ho fatto in tempo a riaggiungere perché mi è saltato tutto il PowerPoint. Quindi concluderei qui dicendo che cosa? Sicuramente l'esperienza dell'Ecomuseo non è stata tutta rose e fiori. Abbiamo avuto anche degli atti di vandalismo nei confronti di installazioni che abbiamo messo. Abbiamo sicuramente avuto anche tantissimi no da parte delle amministrazioni tempi passati. Per questo che ci chiamiamo la base dell'Ecomuseo e il gruppo Perché No. Proprio perché quando eravamo ragazzini, i tanti no che ci sono stati detti sono diventati un po' la nostra forza. Perché no? Fa vedere che adesso lo facciamo. Praticamente è stato questo un po' la nascita. Quindi sicuramente per andare verso la creazione di un ecomuseo dal basso, che in questo caso l'ecomuseo è nato veramente dal basso, cioè si appoggia sull'associazione Gruppo Perché No, quindi anche tutti gli organi sociali sono quelli dell'associazione Gruppo Perché No, che però si arricchiscono di quello che è il comitato di gestione, il referente dell'ecomuseo, il responsabile del comitato di gestione, il referente per i beni architettonici, eccetera, eccetera. Dicevo, si basa appunto su un'azione di completo volontariato, cioè noi non ci paga nessuno per fare queste cose. I progetti che noi facciamo
abbiamo una persona che fortunatamente è molto brava e riesce a fare tanti progetti, chiaramente li scriviamo insieme, però riesce a fare tanti progetti, tanti bandi, scusate, però senza questa persona e senza magari partecipare ai bandi, a noi i soldi non ci avrebbe dati nessuno. Soldi che, badate bene, non è che sono fondamentali, però sono importanti per realizzare determinati progetti, progetti come quelli che abbiamo visto prima, come quello del un bosco per tutti, una cultura per tutti. Per capirsi, lo studio che abbiamo fatto sulla Via di Francesco, il documento, quello non è stato finanziato in nessun modo, è stato completo volontariato. E concludo dicendo che l'Ecomuseo della Montagna Fiorentina ad oggi, come tantissimi altri ecomusei in Italia, non è un ecomuseo riconosciuto. Che cosa vuol dire questa cosa? Semplicemente che non è riconosciuto dalla regione e PS Terra Terra, mi scuseranno gli esperti di ecomusei e chi insomma ne sa molto più di me, sostanzialmente hai i vantaggi di avere un pochino più appeal nei confronti delle amministrazioni pubbliche quando sei un ecomuseo riconosciuto, hai delle linee di finanziamento apposite. E hai anche, diciamo, delle agevolazioni per quanto riguarda il trovare studenti o comunque ricercatori che vadano a fare ricerche. Perché non siamo ancora riconosciuti come museo? Perché la procedura di riconoscimento non è semplice, non è lineare e soprattutto perché risente ancora molto del condizionamento del concetto di museo, senza eco. Quindi ora. Poi magari se ci sono domande in merito posso specificare questa cosa qui. Per cui stiamo andando verso quella direzione lì, chiedendo mano anche alle amministrazioni locali che ci hanno insomma riconosciuto come museo e quindi questo. Prospettive future sono tantissime, già adesso abbiamo in cantiere tanti progetti. Chiaramente alcune cose sono state rallentate per via del Covid, come tutte le cose, che ancora però subiamo un po' le conseguenze. E quello che mi sento di dire è che per fare queste cose bisogna avere tanta pazienza, tanta testardaggine e tanta volontà d'animo. Bisogna proprio avere a cuore il territorio in cui si vive e essere pronti anche a essere, diciamo, a prendere dei portoni importanti in faccia anche da chi non ti aspetti, soprattutto dal pubblico, che molto spesso invece di sostenere il protagonismo, comunque la sussidiarietà lo vede come un avversario, questa cosa qui, come qualcosa da osteggiare. Chiaramente non volevo concludere con una cosa negativa, ci sono anche tantissime, diciamo, cose belle perché i frutti ci sono, c'è questo nuovo entusiasmo nei confronti del territorio, ci sono anche persone che si stanno interessando alla montagna fiorentina. Ripeto, sono stati fatti tanti progetti che hanno creato delle sinergie anche fra gli agriturismi, fra gli esercenti, fra altre associazioni. Quindi, insomma, è veramente un'esperienza che cambia, ti permette anche di fare tante cose, faticoso ma straordinario. Quindi io mi zitterei anche perché penso che vi ho fatto una capa tanta. Se ci sono delle domande, assolutamente fatele. Insomma, Allora, Enrico, ti dico che mi ero messa da parte una domanda. Ci chiedevano il sito dove poter seguire eventualmente questa cronologia dei vari interventi, quindi un po' la storia dell'Ecomuseo, che immagino sia il sito in sé dell'Ecomuseo. Sì, allora, il sito è, adesso magari lo possiamo vedere insieme, è www.ecomuseomontagnafiorentina.it. Il sito è recente, cioè perché avevamo un vecchio sito, l'abbiamo fatto uno nuovo, per cui alcune cose devono ancora essere inserite, però trovate già diverse cose. E altrimenti potete seguirci sui nostri social, Facebook e Instagram, Ecomuseo Montagna Fiorentina. E se vi interessano cose magari più legate agli aspetti naturalistici e naturali, potete seguire Effetto Foresta o andare a vedere anche su internet www.effettoforesta.it. Ora, se aspettate 2 secondi, vi faccio vedere il sito dell'Ecomuseo. Vi condivido un attimo. Ecco, questo è il sito.
dove praticamente sì, potete vedere le ultime news, come è costituito, e su siti di interesse, ora questi stanno venendo montati perché non sono tutti, questa è la parte della restituzione, stiamo iniziando a, abbiamo iniziato a mettere tutte quelle che sono i siti di interesse del territorio, qui è molto semplice da utilizzare, che ne so, se vi interessa gli edifici religiosi, qui nella mappa vi compariranno gli edifici religiosi. I siti di interesse naturali, mi compariranno siti di interesse naturali e così via. E questo è un modo per restituire la storia al territorio. Stiamo facendo un progetto insieme all'amministrazione comunale di Pelago per inserire anche lavori che sono già stati fatti, quindi anche un modo per non buttare al vento, come purtroppo invece accade, tutto quello che c'è stato prima di lavoro. Cioè, non è che abbiamo iniziato da zero senza considerare quello che c'era prima, ma anzi abbiamo considerato proprio quello che c'era prima per rafforzarlo e per avere una base, quindi tutto quello che c'è stato prima viene valorizzato in questo senso. Quindi questo è il sito. È il sito e potete anche trovare qui diciamo alcuni nostri progetti che abbiamo fatto e stiamo facendo. Ora Percorsi Antichi e Moderni è in fase di caricamento del materiale, se no al blog ci sono alcune nostre diciamo iniziative che abbiamo fatto. E senti, una domanda più tecnica. Per costituire l'ecomuseo è necessario registrare un atto? Sì, serve un atto costitutivo dell'ecomuseo. Quindi ora noi abbiamo sia lo statuto dell'associazione che è il gruppo Perché No, ma poi parallelamente allo statuto del gruppo Perché No, abbiamo proprio creato, cioè costituito un atto dove si vanno a delineare quelle che sono le missioni dell'Ecomuseo e quelli che sono gli organi all'interno dell'Ecomuseo. E quindi è proprio anche la direzione stessa. Quindi, anzi, diciamo che all'Ecomuseo possono, grazie a questo atto, possono aderirvi tutti senza essere soci dell'associazione, proprio per questo motivo. E non comporta nessun, diciamo, onere né finanziario né partecipativo, ma semplicemente magari, non vi ho fatto vedere, ma nel sito c'è aderisce all'Ecomuseo, dove c'è anche proprio lo statuto sia dell'associazione sia dell'atto costitutivo dell'Ecomuseo. E è un modo per dare, diciamo, un contributo anche di morale alla causa. Quindi sì, serve questo. Altro discorso, come dicevo prima, essere riconosciuti dalla regione, anche perché c'è una legge nazionale che però poi a livello regionale persifica, e quindi chiaramente poi se uno vuole essere un ecomuseo riconosciuto ci vuole almeno 4 anni. Ma non perché ci vuole tempo, no, perché servono almeno 2 anni per far vedere che l'ecomuseo esiste. Quindi comunque all'inizio l'ecomuseo deve essere per forza di cose non riconosciuto e poi dopo ci sono dei tempi tecnici e ogni anno serve di rifare alcune pratiche. E a volte dico in maniera provocatoria che no, cioè no, lo dico così per chiarire il fatto che un ecomuseo non costituito non è alla stessa dignità di un ecomuseo costituito, che a volte gli ecomusei non costituiti sono quelli che forse a volte ci credono proprio di più, perché nonostante le difficoltà ancora maggiori, perché non hanno finanziamenti specifici e via dicendo, vanno comunque avanti e quindi diciamo che c'è effettivamente una volontà d'animo. Non che gli ecomusei costituiti non lo abbiano, intendiamoci, volevo essere franchese, però per dire che si può fare un ecomuseo anche senza costituire, essere, scusate, riconosciuti. Ok, se non ci sono altre domande, ringrazio Enrico per il tempo perfetto, abbiamo chiuso proprio alle 18:27, e per qualsiasi appunto curiosità e informazione, abbiamo visto il sito, quindi ci sono i contatti, o rimango come sempre io a disposizione anche nel caso in cui qualcuno volesse le slide. Ah, Ce sì. le facciamo passare dopo aver finito di sistemare le slide saltate. Erano giusto 3, alla fine, però. Però sì. Ok, mi Va segno. bene.
Io ringrazio anche i numerosissimi partecipanti di oggi e informo insomma che abbiamo preso nota dei nominativi per i riconoscimenti di crediti, quindi tutto sotto controllo da questo punto di vista. E grazie ancora e vi do appuntamento a questo punto al martedì prossimo, nei prossimi giorni pubblicizzeremo quello che sarà il prossimo seminario. E grazie a tutti e buona serata.